Salve care amiche ed amici, viene l'autunno e le poveri api smarrite perdono la strada di casa, invecchiano, non trovano fiori e muoiono di fame. Qui io adesso ne assisto una dandogli del miele perché si possa recuperare e finire i suoi giorni volando allegramente, forse verso nuovi fiori, forse verso un'inesorabile morte per anzianità, ma almeno non soffrirà i cognati della fame. Magari anche continuerà a soffrire i suoi cognati, ma a questo non ci posso fare nulla. Ecco la povera ape, ecco che io gli do il miele. Vediamo se lo mangia. No, sembra che non ha fame. Sta un po' stordita, il freddo, l'acqua, la pioggia. Poverina. Ops, esce pure di inquadratura. Non c'è verso che mangi. No, non gli interessa mangiare. Guarda, miele, miele, miele. Mangia, mangia, mangia. A volte mangiano, a volte non mangiano più. Poverace. Che gli posso fare? Non gli posso mica dare il miele con un dito? Perché se no me lo fanno gonfio, gonfio. No, non vuole mangiare, si vuole arrampicare. Fa come i politici italiani che si arrampicano negli specchi. Peccato, perché sembra che è piena di acaridi e molto sporca. Io non so che ha, poverina. Ne raccolgo tante nell'acqua, nei pozzi d'acqua, quando viene l'autunno, e però non so come soccorrerla. Sembra che c'è delle convulsioni. Io tratto che mangi, ma si direbbe che non è interessata al cibo. Vuole arrampicarsi. Altre volte hanno mangiato. Io ho caricato un filmato, eccola qua, scusate, l'ho persa di vista, titolato Il Calabrone, che mangiava. Il miele. Se vedete nel mio canale Sant'Enchan, vedrete che c'è un Il calabrone che mangia miele. Invece questa povera ape non vuole mangiare. La maggior parte delle volte mangiano. Ecco, forse qualcosa mangia. Ha iniziato adesso. Però cammina, cammina. Si inzacchera tutta. Forse ha freddo. Beh, oggi non ha fatto freddo, anche se è autunno. Hanno fatto 25 gradi, ma è caduta nell'acqua e lei ci avrà freddo. Qualcosa ha spilucato. Però va, va per la sua strada. Povera ape solitaria. È rimasta in una stagione ingrata, senza fiori, senza nulla. È riuscita a superare il fosso, ma tanto un altro fosso l'aspetta alla fine del suo sentiero solitario.
Guarda, manco se regge in piedi. A quest'ape non l'ho potuto aiutare, mi dispiace. Non gli ho potuto dare da mangiare perché non ha voluto mangiare. Ma così ne cascano a dozzine e io ogni volta le recupero e le assisto. Beh, questo è tutto per oggi. SOS Soccorso Api. Ciao.